Ciao a tutti, eccomi qua. Come promesso, sono a Palazzo per presentarvi, oltre il cimitero dell'animale domestico, l'ideatrice e la proprietaria di questo bellissimo spazio, Federica. Ciao Ernesto. Ciao cara. Allora, due domande proprio veloci. Innanzitutto, lo spazio è bellissimo, rispecchia il nostro verde canavese, la Serra Morenica, bellissimo, è uno spazio che io amo e adoro, e con me anche molte persone. Come ti è venuta quest'idea? Sostanzialmente l'idea nasce dal fatto di poter dare la possibilità agli animali, così come alle persone, di avere un luogo in cui riposare in pace. Infatti questo è proprio per me un luogo di pace. Anch'io quando vengo qua, diciamo che tutti i pensieri volano un po' via. E credo che anche per le persone che hanno un animaletto, sapere di avere un riferimento, come questo, è una cosa importante. Quindi nasce proprio da quest'idea di dare la possibilità di avere un luogo di riposo. Una domanda pratica per una risposta diretta. Federica, io ti chiamo al telefono per dirti che è morto il mio animale domestico, il mio gatto. Qual è la procedura? Allora, innanzitutto ti chiedo se ti senti di portare l'animale qui al cimitero e quindi io l'accolgo, lo preparo in una stanza dell'ultimo saluto, tu ti prendi il tuo tempo proprio per accomiatarti da lui. Quando sei pronto, lo prelevo e lo porto direttamente a fare l'interramento in base alla tombina che hai scelto. Oppure, se non te la senti, ci penso io a prelevarlo direttamente al tuo domicilio oppure presso l'ambulatorio veterinario dove eventualmente potrebbe essere mancato. Lo porto di nuovo qua al campo, lo preparo. Se tu vuoi, puoi venire, anzi, sicuramente ti farà piacere salutarlo. Lo interriamo e nulla, questo è quanto. Tu potrai venirlo a trovare quando vuoi, ci sono degli orari. Se non rientra negli orari e tu hai voglia di vederlo, non c'è nessun problema. Tu mi chiami, io abito a Palazzo, comunque il cimitero viene poi aperto, così se vuoi salutarlo anche da solo in tranquillità, non c'è nessun problema. Quindi questo è quanto. E se invece voglio farlo cremare, ci pensi tu? Sì, eventualmente non ci penso io direttamente, però collaboro con un'azienda che si occupa di cremazione, posso fare anche questo. Oppure, se non vuoi l'interramento, non vuoi l'incenerimento, mi occupo anche dello smaltimento delle spoglie, quindi non rimane qui, non avrai l'urna, oppure se eventualmente hai deciso di incenerirlo, e viene messo in un circolo e viene consegnato appunto questa ditta di incenerimento, ma posso fare anche questo. Fantastico! Allora, vi salutiamo qua da Palazzo, io e Federica. Grazie. E a presto, vi lasciamo i numeri di telefono, il recapito, tutto quanto per contattare Federica liberamente. Ciao a tutti da Grazie. Palazzo!